per raggiungere velocità che non potresti mai, e dico mai, raggiungere solo. Ciao Olio, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarà un video lunghino, quindi mettiti comodo, ti parlerò delle basi della tecnica pianistica, tutto ciò che occorre sapere per avere delle solide basi, delle solide impostazioni, e questo video ti sarà utile sia se tu stai cominciando, quindi per iniziare a prendere subito le basi nella maniera corretta, sia se anche tu hai cominciato da poco. Magari hai cominciato con un insegnante privato, magari hai cominciato con un corso online. Se poi è il mio corso online, sicuramente non avrai problemi. Qui sotto in descrizione trovi il link per accedere. E o il tuo maestro, o magari nel tuo corso, non hai capito ancora bene l'impostazione della mano, eccetera, perché magari anche l'insegnante è più preoccupato a farti imparare le note giuste con la durata giusta che a stare a bacchettarti sulla mano. Quindi oggi voglio fornirti le indicazioni corrette per una solida base pianistica. Le impostazioni corrette che cosa ci servono? Ci servono a risparmiare tempo, fatica, ci aiuta anche ad evitare dolori, perché delle scorrette impostazioni ovviamente possono portare anche dei dolori, come quando uno sta al computer tante ore, se non ha una corretta postura inizia a sentire dolori ovunque. Sul piano uguale, può sentire dolori a livello lombare, può sentire dolori a livello di spalle, a livello del polso, a livello dell'avambraccio, insomma possono succedere tante cose, ma con la corretta postura e con delle solide basi pianistiche tutto questo non ci sarà. Bene, quindi io non voglio dilungarmi troppo, voglio lasciarti subito al lato pratico. Magari è molto interessante se segui questa lezione con a fianco un pianoforte, affinché tu possa cercare di mettere subito in pratica quello che vedrai. Magari se hai uno smartphone, se hai un tablet, mettilo sul leggio del tuo pianoforte e metti in pausa il video nei momenti più importanti e cerca di imitarmi. È molto importante, io spero che sia tutto chiaro. Se ci sono dei problemi, lascia un commento qui sotto, e ti ricordo che su pianolion.it trovi la mia scuola di musica con dei corsi molto importanti. Un corso sull'improvvisazione per imparare a suonare senza uno spartito davanti, c'è un corso sull'accompagnamento per accompagnare i cantanti al piano anche se non hai mai studiato musica e anche se non sai leggere uno spartito, e un corso per imparare a suonare il pianoforte partendo da zero. Bene, mi taccio e ti lascio alla parte pratica. Un salutone, ciao! Partiamo con l'esaminare la posizione della mano. Parliamo della mano destra, ma la stessa cosa è della mano sinistra. La mano destra, partendo da una posizione di Do, quindi col pollice sul Do, dovrebbe avere all'incirca una posizione di questo tipo. Con quali sono le caratteristiche importanti? Con le nocche che dovrebbero essere all'inizio dei tasti. Se io ora scorro la mia mano in questo modo, puoi vedere che le nocche sono sempre all'altezza dell'inizio del tasto, che il mio pollice è dentro la tastiera, perché spesso e volentieri gli studenti suonano così, non è questo ma è questo. Ok, ti sentirai un attimino più legato col pollice dentro anziché col pollice fuori, ma la brutta notizia è che il piano si suona in questo modo. E infine, in teoria dovresti cercare semplicemente di far muovere il dito che dovrebbe suonare. Non so, se devo muovere l'indice, non è che per muovere l'indice devo fare una roba di questo tipo e poi l'indice va giù, ma semplicemente abbasso l'indice, oppure se ho bisogno di una preparazione preparo e abbasso l'indice. Questa è la caratteristica, l'impostazione della mano. Quali sono le cose da notare? Le dita dovrebbero essere a martelletto, cioè qui si dovrebbe creare una bellissima C, le nocche dovrebbero essere sempre molto ben visibili, come quando noi facciamo il pugno. Se io, quando devo dare un pugno a qualcosa, le mie nocche sono ben visibili, anche quando suono queste sono visibili. Altra cosa che ti può aiutare è il nostro movimento di noi italiani, no? Ma che boh! Eccolo qua! Lo stesso deve essere sulla tastiera. Se tu riesci a fare così, e così si vedono benissimo le nocche, eccolo qua. Non è che quando suoni le nocche scompaiono e diventano, vanno in dentro e si vede una roba di questo tipo, con le mani in fuori, il pollice in fuori, no, assolutamente così. Quindi
Questo è importantissimo per una buona impostazione. Il nostro naso dovrebbe essere all'incirca all'altezza di, insomma, di questi due tastinieri e con lo sgabello dovremmo essere all'incirca seduti sul centro del pianoforte. Questa è la mano destra e questa è la mano sinistra. Questa dovrebbe essere l'impostazione di base. Una volta che abbiamo una buona impostazione della mano, possiamo partire ovviamente col fare tutti gli esercizi. Il primo esercizio in assoluto che devi imparare a fare è quello di fare un'andata e un ritorno di ogni singolo dito, come dicevamo prima, facendo muovere solo il singolo dito. Quindi facciamo da Do al Sol e dal Sol al Do, si parte col pollice, facciamo questa cosa di preparare, anche se poi in realtà poi non sarà sempre necessario, anzi quasi mai, ma facciamolo perché così prendiamo confidenza e prendiamo coscienza del dito che vogliamo abbassare. Quindi sollevo il pollice, solo lui, vedi che si muove solo lui, e abbasso il pollice. Sollevo l'indice, solo lui, e abbasso l'indice. Sollevo il medio, vedi che si mu sta muovendo solo lui, e lo abbasso. Ovviamente quando abbasso il dito successivo, quello precedente va via, altrimenti otteniamo cosa. Qui l'unica cosa che qui ti permetto è che quando vuoi alzare l'anulare ti permetto di alzare anche il mignolo, eh? Quindi qui se fai fatica ad alzare solo l'anulare, alzi tutte e due e cadi con l'anulare. Idem, in questa situazione alza il mignolo e ovviamente poi ritorni con la stessa cosa, alzi solo l'anulare, alzi solo il mignolo, alzi solo l'indice e alzi solo il pollice. Come dovrebbe essere il nostro polso? Perché noi stiamo parlando tantissimo delle dita, della mano, ma c'è anche il polso. Allora, il polso non è così, non è tipo appoggiato alla tastiera come se sei appoggiato ad un burrone che stai cadendo. Non è neanche questo, qualcuno pensa che il polso sia in alto. Il polso è semplicemente sulla stessa linea della tastiera con le mani in questo modo. Quindi non è questo, non è questo. Ma è questo. Cerca di imitare il più possibile il movimento della mia mano. Guarda com'è fatta. Eccola qui. Per imparare a lavorare sull'impostazione della mano, uno dei metodi più semplici, come ho fatto poco fa, è quello di suonare più note alla volta. Basta semplicemente fare Do e Sol. Do e Sol perché sono gli estremi, quindi pollice e mignolo. Nel momento in cui imposti bene il pollice e il mignolo, generalmente anche le altre dita vanno poi di conseguenza. Eccolo qui. Questo è una buona impostazione. Questa invece è una scorretta impostazione. Oppure questa è scorretta. Come puoi vedere, qui le nocche sono totalmente fuori dalla tastiera, mentre abbiamo detto che dovrebbero essere in linea con l'inizio dei tasti. Quindi questa è la linea dell'inizio dei tasti. Sollevo, eccolo qua. Se faccio fatica a sollevare questa parte qui, vado con l'altra manina, vado sotto, tac, sollevo, 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 sollevo. Attenzione, non sto sollevando il polso perché è molto importante cercare di capire le varie parti del corpo. Non sto sollevando il polso, non sto facendo questo. Così io sto andando a sollevare il polso, ma il polso io non lo sto minimamente toccando, è questa parte qui che sto andando a toccare. Ecco qui la mia mano, con le nocche sull'inizio del tasto e non sono fuori dalla tastiera. Quindi inizio a lavorare con pollice e mignolo. Magari poi faccio un intervallo anche un po' più grande, anziché Do Sol faccio Do La. Ecco e inizio a fare anche un accordo, Do Mi Sol. Perché generalmente la mano sinistra è messa meglio della mano destra? Perché la mano sinistra è già abituata a fare doppie note, accordi, quindi ha già un'impostazione buona. La mano destra, che invece è abituata a fare note sciolte, è questa
questa difficilmente poi va a capire bene qual è l'impostazione, no? Spesso si suona in questo modo, robe strane, invece questa è l'impostazione corretta della mano. Ok? Una volta capito questo siamo già a un ottimo punto, perché una buona impostazione della mano ovviamente ti permette di andare avanti, di non ritornare sui tuoi passi, oppure di imparare a suonare il pianoforte in un certo modo per poi doverlo rimparare e suonarlo correttamente. Ti dico che se la cosa ti conforta, se hai un'impostazione errata, ti dico che la maggior parte degli studenti arrivano al diploma, diploma di conservatorio o la laurea, chiamiamola come vogliamo, con un'impostazione sbagliata, e io per esempio ero uno di quelli. Ciò significa che non si può suonare bene il pianoforte senza una buona impostazione? Alla fine io penso che sia più o meno questione di abitudine, si può suonare con qualsiasi impostazione, basta vedere Glenn Gould, no? Avrai visto dei video di questo pianista che suona, praticamente lui è bassissimo, suonava non su uno sgabello ma su una sedia non regolabile, una sedia che se non mi sbaglio gli regalò suo nonno, lui era particolarmente attaccato a quella sedia e quindi suonava il pianoforte, siccome era particolarmente basso suonava come se si stesse veramente arrampicando, andava, sfidava tutte le leggi della fisica, sfidava tutte insomma le buone norme dell'impostazione della mano, eppure della postura, eppure suonava bene. Oppure l'altro è Horowitz, no? Che suonava con le dita distese. Suonava con le dita distese, ok, però suonava bene. Quindi alla fine l'abitudine ti permette di suonare con qualsiasi impostazione. È vero anche che se io scelgo l'impostazione migliore, quella con minor dispendio di energie, ci guadagno molto di più, perché riesco subito ad andare dritto al punto senza magari prenderla larga da altre vie secondarie. La sinistra, idem, lo stesso lavoro. Poi parliamo per quanto riguarda degli arpeggi. Una delle altre tecniche che c'è sul pianoforte è la tecnica degli arpeggi, ossia quella di riuscire a fare un arpeggio di due ottave. Quindi se prendiamo per esempio, allora, prendiamo questo qui, l'accordo di Sol, che è meglio, Sol, Si, Re, le note sarebbero Sol, Si, Re, poi stacco la mano, Sol, Si, Re, Sol. Allora, qui vedo studenti che cercano di fare arpeggi legando, così come gli ho spiegato la tecnica del pollice sotto la mano, fanno l'arpeggio legando. Ma ti dico che questa cosa è impossibile, magari lo puoi fare lentamente, ma è impossibile da farlo in velocità. In velocità gli arpeggi sono dei movimenti, spostamenti velocissimi laterali della mano, quindi se io devo fare questo arpeggio di Sol, Si, Re, vado con le prime tre dita della mano, poiché se faccio subito 1, 3, 5, che sarebbe l'impostazione più naturale, poi mi ritroverei a fare un super mega salto e comunque a dover aprire la mano dopo. Quindi parto già con la mano aperta, 1, 2, 3. E quando faccio il Mi, mi proietto già per andare poi a saltare col pollice sul Sol. Quindi il vero studio sta qui. Una volta che prendi il pollice qui e hai già la mano aperta per fare le altre note, sei a posto. Che la mano è già aperta, attenzione a non fare così perché poi è un casino, perché poi dopo devi aprire la mano, ok? E guarda il movimento, guarda che cosa succede, non è solo un movimento laterale ma è anche un movimento di scivolamento che mi permette di essere più agile. L'arte del scivolare nei tasti è un'altra arte che si impara di là nel tempo, ti permette di fare questa sorta di mezzaluna, chiamiamola così, e far sì che questo salto sia il più vicino possibile. Così è solo un movimento laterale. E per carità, così c'è anche uno scivolamento. Vedi, non so
so se vedi il movimento che è questo. Perché poi il vero segreto per suonare bene il piano non è usare solo le dita, ma usare anche il polso, usare anche il gomito, usare tutti i vari questi movimenti di rotazione e movimenti di aggiustamento. Quindi ovviamente si parte quando si è dei principianti col saper muovere bene le dita, articolarle, dopodiché sarà anche l'esperienza veramente fatta sul campo che a un certo punto ti dirà: no, guarda, qui secondo me se provi a iniziare a fare questo tipo di movimento, determinate cose. Determinate cose ti possono venire meglio. Ok, quindi negli arpeggi, la definizione di arpeggio, questo è un arpeggio di un'ottava. Nell'arpeggio di un'ottava, diciamo, non è che ci voglia una tecnica trascendentale. Già quando devo andare su due ottave e devo fare questo famoso salto, ho bisogno di una tecnica. Quindi si tratta di uno spostamento laterale molto rapido, ma soprattutto di anche un senso di rotazione e di uno scivolamento che ti permetta poi di arrivare a prendere il prossimo tasto nella maniera più comoda possibile. Ovviamente queste cose è anche sempre bene studiarle in altri modi, raggruppando, per esempio. Così, sai, la tua mano prende la forma dell'accordo barra arpeggio sulla quale vuoi andare dopo. È difficile? Però nel momento in cui la tua mano capisce qual è, quando andrai a fare le note singole, questa sarà una passeggiata di salute. Ok, magari anziché fare subito tutte queste quattro note insieme, che è difficile, puoi iniziare con due, sol, si, guarda. Ovviamente utilizzando le dita che andresti poi a utilizzare in tutto l'accordo. E poi facciamo sol, si, re. E poi anziché mettere tutte e quattro le note, facciamo solo l'ottava, sol sol. Così la tua mano inizia a capire bene le varie aperture, senza il re. Ok, ovviamente è la pratica e l'esperienza che ti aiuterà a sbagliare poi il meno possibile. Ok, quindi la tecnica dell'arpeggio è uno spostamento laterale unito alla rotazione e a uno scivolamento. Ok? Dopodiché, ovviamente, come dicevamo e come abbiamo già detto anche altre volte, per andare più velocemente, anche solo in una tecnica delle 5 note, ossia quell'esercizio che abbiamo fatto all'inizio, ovviamente tutte queste cose approfondite ci sono all'interno del mio corso su Piano Lion, Impara a suonare il pianoforte in 6 mesi, che è un corso dove insegno a chi parte da zero, che non conosce neanche cos'è un do, a imparare le basi del pianoforte, ovviamente anche con questi consigli di tecnica. Trovi poi il link in descrizione del video. Dicevamo, conto è fare 5 note così. Che per carità è tutto già bellissimo, tutto già funziona, tutto molto bene. Un conto è fare queste 5 note con l'aiuto della rotazione. La stessa rotazione che abbiamo utilizzato ora nell'arpeggio, adesso la andiamo ad applicare sulle 5 note. Guarda, se io tengo la mano in questo modo e cerco di andare il più veloce possibile, cercando di fare meno articolazioni possibile, perché così sta articolato, meno articolazioni possibile.
magari visto che ho un po' di esperienza, sono 22 anni che suono il piano, va benissimo, forse un pelino ci riesco, però noto sempre una certa difficoltà quando arrivo sul passaggio medio, anulare, mignolo. Ecco, non so se hai già un orecchio sviluppato tale da sentire che questo non è fluido. Esempio, guarda, te lo esagero, l'errore che è questo. Cioè, quando si arriva qui non si capisce bene cosa succede. Allora, il mio consiglio più spassionato è quello di unire la rotazione. Gomito. Gomito vicino al busto, quando sei qui, e man mano che esci il gomito si allarga in fuori. Come se fossi una gallina, c'è presente il movimento coccodè, esatto. Man mano che vai fuori e guarda dove sta guardando la mano, guarda in che direzione guarda. Non è così, ma è... Ok, in questo momento addirittura ho anche il pollice fuori dalla tastiera, quella cosa che abbiamo detto di non fare. Però è essenziale, perché il tendine del quarto dito lavora molto meglio se è in obliquo, anziché in questo modo. E ovviamente quando rientriamo... questo esercizio e a trovare la comodità e il movimento naturale di apertura, sempre questa sorta di mezzaluna, no? Ovviamente quando ritorno c'è la mezzaluna al contrario e il gomito da fuori arriva aderente al busto. Facciamolo senza fermata, perché ora stiamo facendo andata e ritorno. Facciamolo senza fermata. Un pochettino più veloce. E guarda cosa sta succedendo. Oltre al movimento di gomito dentro, gomito fuori, c'è anche una sorta di molleggiamento del polso. Vedi che il polso non è fermo, ma è basso, alto, basso. Quindi gli accenti che ho sul pollice mi fanno andare col polso giù. Bam, bam, bam. Non so se si vede che il polso molleggia e il gomito va in fuori. Qui poi a un certo punto sfrutti anche la forza centrifuga per raggiungere velocità che non potresti mai, e dico mai, raggiungere solo. E qui si sentivano tutte le note, non so se è chiaro, cioè non c'era, ma era una mitragliata di note velocissime. Quindi prima impari ad utilizzare tutto il tuo corpo, basta il braccio. Quindi, mano impostata bene. Esiste anche questo movimento di polso. Quindi prendi coscienza che esiste questo movimento su e giù. Ciò non significa che ogni nota che devi fare è questo. No, il piano non si suona così. Ma esiste questo movimento. Esiste anche questo movimento. Esiste questo movimento, fallo, ma davvero, perché devi renderti conto di quello che puoi fare. Quindi facciamo sol do, e anziché fare sol do solo con le dita, quando sei sul sol porta sul pollice affinché guarda il cielo, e poi
e questa parte qui della mano che cade in giù. Cade in giù e va su. È un movimento di rotazione questo, non sono io col dito, ma il mio dito è morto, appeso morto. Che è lo stesso tipo di tecnica che poi che ti permette di fare... Ah, scusa. Questo è il terzo tempo di Al Chiaro di Luna. Non puoi raggiungere determinate velocità senza... Cioè, non puoi... Questo è tutto movimento di rotazione. Se io andassi solo di te... mi stancherei tantissimo. Invece in questo modo... ho molta più agilità e mi stanco zero. Ok, quindi imparare a capire che esiste quindi questo movimento di polso su e giù, questo movimento del polso che del pollice che guarda verso il cielo, questo movimento di rotazione del gomito. E quindi con tutti questi movimenti ti assicuro che è molto più facile suonare, ma qui non c'è nulla che tenga, devi rimanere tu a casa a passare le ore sul tuo piano nel cercare di trovare questi movimenti, perché è proprio una questione di sensazione, devi trovare quel equilibrio tra i movimenti che dicono ah, cazzarola, qui senti come mi viene molto più facile, non è questo, neanche questo, ma è quello che abbiamo detto. Ok, quindi queste erano le basi solide per partire e avere una tecnica pianistica invidiabile.